Ciao ragazzi, qui Giuliano Danieli dagli uffici di Prima Posizione. Qual è la singola cosa, anzi le, perché in realtà sono due, le singole cose che potrebbero far naufragare le tue vendite? La primissima si chiama ansia da prestazione. L'ansia da prestazione è una di quelle cose che coglie all'improvviso soprattutto i venditori che hanno bisogno di chiudere e quindi iniziano magari, fanno una domanda al cliente, il cliente deve ancora finire la risposta e ci parlano sopra, oppure ribattono un'obiezione cercando di dimostrare che loro hanno ragione, oppure senza aver magari esplorato qual è effettivamente il problema dei clienti iniziano subito a parlare del prodotto e servizio. Ecco, l'ansia da prestazione, prestazione intesa come voglia di chiudere una trattativa, può veramente creare dei danni alle tue trattative. Perché? Perché sostanzialmente la persona che è dall'altra parte avverte quest'ansia, avverte il fatto che magari sei là e che vuoi chiudere a tutti i costi, soprattutto magari quando ti inclini troppo verso il cliente. Quindi attenzione a questa cosa qui, cerca di gestirla facendo le domande, stando in silenzio, cercando di ascoltare in modo profondo quello che ha da dirti il tuo cliente. Non cercare di avere ragione, ma aiuta il tuo cliente a prendere la decisione giusta, ma soprattutto rilassati, perché vendere è bellissimo, soprattutto quando il tuo obiettivo è quello effettivamente di aiutare una persona o un'azienda a migliorare la sua condizione, il suo stato, a migliorare, a fargli ottenere un qualcosa. Questa è ansia da prestazione, pericolosissima. Poi un'altra cosa super pericolosa è parlare del tuo prodotto barra servizio subito. Anche questa è un po' collegata all'ansia da prestazione, nel senso che quando magari ci si trova davanti a un cliente e il cliente ti dice: mi dica che cos'ha da propormi? E tu che cosa fai? Come un coglione, ok? Inizi a parlare ovviamente del tuo prodotto e servizio. Ma se il cliente ti dice: mi dica che cosa ha da propormi, tu non devi assolutamente rispondere a questa domanda, ma gli dirai: Mario, ma lei di che cosa ha bisogno? Che cosa le serve? Che cosa desidera? Cosa vuole cambiare? Cosa vuole migliorare? Perché oggi ha deciso di incontrarmi? Solo dopo che hai capito effettivamente che cosa serve al tuo cliente, che cosa lo sposta dalla situazione A alla situazione B, cioè qual è il problema sostanzialmente che vuole risolvere, vuole togliersi da questa situazione dove ha un problema e vuole andare qui, dove il problema effettivamente l'ha risolto. Appena hai avuto questa informazione, solo allora, e dico solo allora, ha senso iniziare a parlare del tuo prodotto e servizio in modo blando. In modo blando cosa vuol dire? Che il tuo cliente deve capire che tu non hai bisogno di vendere, deve capire che tu sei là per capire effettivamente se hai la soluzione giusta per lui, se hai il prodotto giusto per lui, se hai il servizio giusto per lui. Non devi vendere per forza, e questo è un altro degli errori. Cioè ragazzi, se effettivamente il vostro prodotto, il vostro servizio non fa al caso del cliente, dovete dirglielo: non sono in grado di servirti, non sono in grado di darti il prodotto, non sono in grado di darti il servizio che tu desideri, non sono in grado di risolvere la tua situazione. Basta, prendi la valigetta e vai via, ok? Se entri in questo mood, cioè se entri nel mood che non devi vendere per forza, ma devi vendere solo quando provochi un miglioramento, cambiamento, quando fai ottenere un risultato al tuo cliente, cioè se pensi così, sicuramente non soffrirai dell'ansia da prestazione, anzi venderai in maniera estremamente più sciolta, in maniera estremamente più facile, più morbida, e soprattutto la cosa interessante è che chi sta dall'altra parte percepirà che sei un vero professionista, sei un professionista della vendita, perché stai semplicemente facendo una chiacchierata col tuo cliente per capire se sei in grado di aiutarlo con il tuo prodotto o servizio. Non devi vendere per forza. Durante la Sales Mastery University, e chi mi conosce sa che dico spesso: per vendere di più non devi aver bisogno di vendere. Te la ripeto: per vendere di più non devi aver bisogno di vendere. Questo non vuol dire che magari tu non abbia bisogno di vendere, perché ogni azienda, ogni professionista ha bisogno chiaramente di vendere per mandare avanti la sua azienda, il suo studio, il suo ufficio. La cosa importante è che quello dall'altra parte, primo, non lo percepisca, ma secondo, quello che deve avvertire è che
tu sei un professionista della vendita e sei là per dargli un aiuto, sei là per cercare di capire se il tuo prodotto, il tuo servizio può fare al caso suo. Ecco, quindi cerca a livello di mindset, a livello di mente, diciamo di focus, di metterti in quella condizione lì. Cioè vai lì proprio come se dovessi fare una chiacchierata al bar con un amico, quindi proprio massimo del relax, e vedrai se fai di questa cosa che ti ho appena detto un'abitudine, cioè la trattativa la trasformi proprio in una chiacchiera, una chiacchiera informale, venderai come una macchina da guerra, ma soprattutto non incapperai in queste due problematiche, ansia da prestazione, parlare del tuo prodotto o servizio subito, che potrebbero far naufragare barra allontanare le tue vendite in maniera drastica. Sicuramente ti sarà capitato di incontrare venditori che lavorano in questo modo, che li vedi che proprio ansimano, cioè no, sono lì che cercano di venderti per forza qualcosa e che ti parlano con una foga incredibile del loro prodotto, del loro servizio, e magari non ti hanno manco fatto una cazzo di domanda. Una cazzo di domanda. Giuliano, cosa ti serve? Perché hai deciso di incontrarmi oggi? Qual è il problema che vuoi risolvere? Come posso esserti d'aiuto? Queste sono le domande che devi fare al tuo potenziale cliente. Non devi arrivare lì e buttargli sopra il tavolo Deplian, prodotti, servizi, facciamo questo, devi comprare questo, se io fossi in te farei questo. Ma come cazzo fai a proporgli un prodotto o servizio se non hai fatto quattro domande in croce per capire effettivamente cosa gli serve? E lascio a te la risposta e la palla. Un consiglio: riguardati questo video più volte, come anche gli altri, non guardarli in maniera superficiale, perché sennò non ti serve assolutamente niente. Iscriviti al mio canale, ci vediamo la prossima volta. Ciao da Giuliano e Danieli.